Cucina senza glutine. Abbiamo con noi la nostra Rossanina del Santo di Coquinaria, questo portale che veramente va alla grande, vero Rossanina? Sì, ancora è uno dei pochi che è rimasto ancora con un forum attivo in cui si possono fare domande, si può rispondere velocemente. E in questo caso vogliamo parlare appunto di cucina senza glutine. Allora, che cosa proponiamo? Per cui io mi presento in questo modo oggi, perché la maga Merletta è la maga del senza glutine, è il motivo per questo. Dunque, oggi prepariamo delle arachidi salate e salate dolci al curry, perché parlando tempo fa con una ragazzina adolescente mi ha detto: io ho il problema del senza glutine perché quando vado a mangiare fuori mi trovo la difficoltà che tutti i miei amici hanno delle cose buonissime, salati sfiziosi, però abbiamo la difficoltà, noi celiaci abbiamo sempre solite cose che sono patatine, che siano popcorn, però da lì non usciamo. Quindi hai messo? E quindi io ho deciso di fargli vedere che si può anche uscire da quello. Qua c'è zucchero e acqua, in realtà l'acqua è sufficiente solo per far leggermente sciogliere lo zucchero. Bene. E poi si fa leggermente caramellare. Allora, in questo momento si sta scaldando lo zucchero è leggermente sciolto. Quindi ci vogliono le... Praticamente mettiamo per ogni 2 cucchiai e mezzo di arachidi un cucchiaio di zucchero a sciogliere con l'acqua. Quindi aggiungiamo, arachidi salate, si mettono che già sono, dentro. Le mettiamo subito dentro quando lo zucchero è sciolto, mettiamo le arachidi salate. Guardate, cioè questo ti è venuto maga Merletta per questa motivazione, che questa ragazzetta dice non c'è niente, non abbiamo niente, invece esiste la possibilità di farsi di tutto di più. Dato che Rossanina per la rivista Fridi Rizzoli è costretta sempre, perché lì una volta al mese... esce questa rivista a livello proprio nazionale, lei ha la sua rubrica relativa insomma a questi piatti un pochino ricercati per quanto riguarda... Io curo le farine naturali e le intolleranze incrociate. In questo caso è una ricetta senza glutine, senza lattosio e senza uova, per cui adatta, e senza lieviti, per cui adatta a chiunque abbia anche queste intolleranze incrociate. E quindi l'idea nasce anche perché con la banda dei piccoli chef ho a che fare con bambini sia piccoli che, quindi bambini piccoli, ma anche adolescenti, perché noi andiamo fino ai 12-14 anni di età, quindi è l'età un pochino più complessa, poi rimangono comunque nell'ambito della banda anche quelli un po' più grandi che hanno frequentato, perché comunque la banda rende allegria. Cioè, ricordiamo insomma la banda piccoli chef, questo programma che va in onda qui sulla nostra emittente di Teletune, insomma che vede anche protagonisti bambini che non possono mangiare. È anche un'associazione, la banda dei piccoli chef. Brava, che dell'educazione alimentare. Quindi un'associazione senza fini di lucro. Quanto tempo impieghiamo? Pochissimo, in questo momento allora, le stiamo scaldando, portiamole un pochino più avanti. Che però il risultato finale, se intanto lo fate vedere dalla regia, è questo, sembra un croccante, però io l'ho assaggiato, quindi spiego il gusto. Sì. Allora, sembra un croccante, però sono, vedete, a piccoli pezzetti, già spezzettati, vengono così. Quando lo mettete in bocca, insomma, il sentore è salato, un salato dolce. Sì. Poi quando lei, mettendo il curry, alla fine, quando l'avete già ingoiato, il retrogusto, ti viene questo piccantino del curry che effettivamente ti stimola il trigemino. Esatto. È veramente, guardate, è buonissimo. Quindi adesso deve raffreddare in pratica. Adesso lo allarghiamo. Come il croccante, come, dai. Solo che avendo poco zucchero tende a non fare tanto la massa, ma fare dei piccoli mucchietti, diciamo come è stato certo fatto lì. Quindi anche dei finger food. Esattamente, ma per l'aperitivo poi vanno benissimo e per stuzzicare, come spezza fame, sono comunque molto golosi, adatti agli adolescenti e adatti anche a un aperitivo divertente, quindi come dicevo, senza glutine, senza lattosio, attenzione che il curry deve essere certificato. Quindi questa è la nostra proposta per quanto riguarda le, come si chiama? Un aperitivo. Un aperitivo, quindi... Per le arachidi salate al curry.